Buongiorno a tutti, il mio nome è Isacco Petrucci e sono il product manager dei videoproiettori per Action Italia. Quest'anno a Top Audio Video abbiamo presentato la nostra rinnovata gamma Home Cinema, a partire dai modelli di fascia consumer che integrano sempre di più funzionalità precedentemente integrate solamente in modelli di fascia alta, fino a presentare il TV 9000, macchina attualmente in commercio ma vincitore del premio Acer, quindi considerato come il miglior proiettore in tutta Europa, affiancandolo al suo sostituto, che sarà il TV 9100, che presenta anche lui delle importanti novità. Importanti novità legate sia al mondo 3D, quindi per tutti coloro che vogliono godere di questa nuova modalità di visualizzazione, c'è la possibilità di poter regolare la profondità della tridimensionalità e quindi gli amanti del 3D più moderato potranno assestarselo al piacimento, come anche gli amanti del 3D quello estremo. Altra innovazione legata sicuramente agli amanti dello cinema, ma soprattutto anche agli installatori, è il fatto di presentare ancora due modelli con tecnologia wireless HD, quindi la possibilità di trasmettere senza fili e senza una compressione o perdere i dati il segnale video, e altro trasmettitore wireless HD, che quest'anno presenta un trasmettitore con 5 ingressi e un'uscita, quindi farà anche un sistema in cascata col pass-through sul televisore, per esempio, e con 5 ingressi ho anche delle funzionalità dedicate di preview e vedere semplicemente dal telecomando tutta una sorta di anteprima di cosa è collegata in tutti e 5 ingressi del mio trasmettitore wireless HD. Trasmettitore che, ricordo, manda il segnale al proiettore che ha già integrato il ricevitore wireless HD. Sembra molto facile parlando dal punto di vista di funzionalità, ma lo è anche per installazione, perché rispetto al passato, dove ho bisogno sia di portare la corrente che il cavo video al proiettore, oggigiorno posso, diciamo, utilizzare la presa di corrente della lampadario, plafoniera vicino al proiettore e il gioco è fatto, perché dopodiché la parte più complessa, quindi è il cavo video, fare le tracce per i cavi eccetera, viene completamente eliminato da questo trasmettitore. Ultimo ma non ultimo, per aumentare le visioni cinematografiche abbiamo presentato anche Moverio, il nostro visore multimediale a LED trasparenti che, dotato della sua unità di controllo, permette di effettuare delle proiezioni private. All'interno di questa scatoletta, oltre all'alimentazione, la batteria, tutti i comandi, ho anche un vero e proprio sistema basato su Android 2.2 e la connessione wireless, quindi collegandomi alla rete wireless posso navigare, posso scrivere utilizzando trackpad e anche i tasti direzionali, e quindi ho una soluzione portatile a mia disposizione comprensiva di proiezione. In collaborazione con Movie Reading, un'applicazione che permette di andare al cinema con il Moverio, vedere il film sul schermo del cinema grazie al fatto che sono visori con lenti trasparenti, e nella parte bassa della lente proiettare i sottotitoli. Quindi le persone ipoudenti, o pensiamo anche, non so, più semplicemente degli studenti dell'Erasmus che vogliono andare al cinema con i propri compagni di corso, possono andare nel cinema italiano, guardarsi un film ascoltando l'audio in italiano, ma visualizzando sotto i sottotitoli in sua lingua madre.